due e gira, corre per la città. Poi abbiamo che conclude l'aspetto della prospettiva della terapia, il professor Piglia. Dopo facciamo la discussione. Grazie. Mi presento perché io sono una nuova venuta in questo campo delle patologie neurodegenerative e visto che tipo di audience, penso che sia il caso proprio di raccontare come mai sono cominciata a lavorare. Noi siamo, questo nostro gruppo si occupa di stress cellulare, stress ossidativo. Siamo stati contattati da questi clinici con cui abbiamo collaborato benissimo, tanto che adesso il dottor Ghezzo addirittura dovrei spostarlo in questo gruppo perché è venuto proprio a lavorare con noi. Il dottor Fortuna, che è qui con noi, abbiamo un ottimo rapporto, cioè il dottor Sepini, e stiamo programmando, come vi racconterò adesso, un trial che dovrebbe partire presto. E, grazie a un contributo dell'AESA, che ringrazio, non smetterò mai di ringraziare, vorrei anche dire in questa occasione che se per i pazienti è importante avere vicino, grazie alle associazioni, i clinici o i ricercatori, anche per i ricercatori è molto importante il supporto dell'associazione, non soltanto per la possibilità di avere dei fondi, ma anche proprio un supporto, come dire, ci sono dei momenti difficili anche per i ricercatori e fa piacere sentire vicino all'associazione dei pazienti. Perché ci hanno contattato? Perché era stato concluso un trial di un anno con un altro gruppo, il gruppo del professor Lodi, che era stata poi la tesi di specializzazione del dottor Fortuna, in cui è stato utilizzato il tocotrienolo, erano stati fatti un po' di analisi anche di tipo biochimico e i risultati clinici erano troppo, cioè, i pazienti erano troppo pochi per essere arrivati a delle significatività, ma sembravano comunque incoraggianti. E quindi siamo stati contattati. Il professor Manfredini di Ferrara è quello che aveva messo a punto il tocotrienolo e anche diciamo che ci è continuato a stare vicino. Gli altri gruppi sono stati da noi contattati perché il finanziamento che ho ottenuto inizialmente dall'AISA era molto modesto, ma noi ci siamo così esaltati vedendo i primi risultati, abbiamo coinvolto degli altri gruppi che, visto i numeri comunque molto piccoli dei pazienti, hanno accettato di lavorare con fondi propri. Come vedremo, abbiamo raccolto moltissimi dati e non avremmo potuto farlo da soli, anche se devo dire che le mie collaboratrici lavorano per tre. Dunque, allora, vorrei convincervi con queste prime diapositive che la Friedreich è una malattia da stress ossidativo, già lo sapete naturalmente, però quali sono i punti chiave di questo discorso? Innanzitutto partiamo dalla base che la fantasina, proteina interessata, è comunque fortemente diminuita nei pazienti. Qual è il ruolo della fantasina? I ruoli sono molteplici, non sono neanche del tutto noti, comunque sicuramente uno dei ruoli è quello dell'inserimento del ferro nei complessi ferro-zinco del mitocondrio. E il mitocondrio ha questi complessi ferro-zinco in tre complessi respiratori che sono fondamentali. Se questi non vengono montati correttamente per la mancanza o per l'insufficienza della fantasina, i mitocondri sono malfunzionanti. Contemporaneamente bisogna dire che il mitocondrio comunque, anche in condizioni normalissime, è una fonte di specie radicaliche che portano comunque a disgregare questi complessi che rilasciano ferro. Cosa ancora più grave ovviamente quando il metabolismo del ferro è alterato, come nel caso della Friedreich. Naturalmente se i mitocondri funzionano male perché sono stati montati male questi complessi ferro-zolfo, ci si può aspettare una maggiore produzione di specie radicaliche e anche del ferro in giro, diciamo, del ferro che non è complessato con niente. Il ferro non complessato non dovrebbe esserci nella cellula,
perché lasciato solo a se stesso reagisce con le specie radicali che in questa reazione di Fenton, che si riassume nella reazione di Harvey e Weiss, generando che cosa? Generando il radicale idrossile, che è un radicale molto aggressivo, e poi se l'anione superossido incontra l'ossido d'azoto, che è un noto mediatore di segnali, si ha il perossido nitrito, che è un altro radicale ancora più aggressivo, ancora più pericoloso. Quindi di conseguenza cosa abbiamo? Si instaura un circolo vizioso, il mitocondrio funziona male e funziona sempre peggio, funzionando sempre peggio produce sempre più specie radicaliche e vanno anche a danneggiare il DNA mitocondriale, sono state riscontrate dei danni del DNA mitocondriale nei pazienti che sono superiori a quelli della popolazione generale. Anche perché il DNA mitocondriale si ripara molto peggio del DNA del nucleare. Questo DNA mitocondriale a sua volta produrrà delle proteine che funzionano meno bene e di conseguenza abbiamo questo circolo vizioso. Mitocondrio che non funziona bene, minore disponibilità di energia. Problemi ovviamente nelle cellule nervose, che sono quelle più colpite. Perché sottolineo questo? Non perché voi non lo sappiate, ma perché questa è una proteina che è presente in tutte le cellule, quindi c'è da domandarsi come mai sono affette questo tipo di cellule, non abbiamo anemia per mancanza di globuli rossi o roba del genere. Il motivo è che effettivamente queste sono cellule che hanno più bisogno di energia e poi sono, se una volta che sono danneggiate, sono anche, si rigenerano molto peggio. Quindi questo è il motivo principale per cui sono affette le cellule nervose. Sono anche effetti, quando noi abbiamo questa situazione, abbiamo morte cellulare che parte dal mitocondrio e le cellule che sono più sensibili sono le cellule nervose, i cardiomiociti, sapete tutti le cardiomiopatie che si vengono ad avere in questo tipo di patologia, e le cellule del pancreas, e questo giustifica anche il fatto, o comunque è una delle concause probabilmente, del diabete che si riscontra in una percentuale non piccolissima di pazienti. È stato poi anche visto un paio di anni fa un studio molto interessante del gruppo di Pauper, che essenzialmente quando noi abbiamo, come in questa patologia, uno stress ossidativo di tipo cronico, le capacità della cellula di rispondere a questo stress sono diminuite. Invece di essere potenziate, questa lunga sollecitazione evidentemente va a provocare dei danni al sistema che mantiene, usando parole semplici, mantiene in vita il sistema di risposta al danno ossidativo, per cui questo fattore che vedete scritto in verde non migra nel nucleo dove dovrebbe stimolare la produzione di enzimi antiossidanti, e utilizzando degli antiossidanti si ripristina questa capacità di risposta, quindi si ripristina una situazione come nelle cellule di controllo, e quindi si aiutano le cellule a difendersi da sole. Detto questo, vediamo, si sa che almeno in Italia, cioè, i pazienti sono trattati comunque con il Debenone, ed è vero che recentemente si è visto che non ha dei grandissimi effetti, ma è comunque un antiossidante, è comunque uno scherzo, c'è uno spazzino di radicali. Quindi il motivo, diciamo, cioè noi siamo però, noi essenzialmente, il discorso è partito dal concetto che probabilmente un aiuto in più con un altro antiossidante sarebbe stato utile. C'erano dei dati già ottenuti con il Debenone più vitamina E. Quello che è stato fatto prima dal gruppo Sorlodi, poi da noi, è stato quello di scegliere invece il tocotrienolo, che è una specie di vitamina E, diciamo, potenziata, una super vitamina E. Questo tocotrienolo si ottiene da prodotti naturali, composto di origine vegetale naturale, viene venduto come integratore alimentare, si era visto che anche a dosi molto elevate era ben tollerato, quindi non abbiamo avuto dei grossi problemi a fare un piccolo trial, come era stato fatto già prima, e con una dose peraltro molto bassa.
Sono note già delle proprietà non solo antiossidanti, ma su diversi organi, diverse situazioni sistemiche oppure locali, tutti effetti positivi del tocotrienolo, in parte anche molto specifiche, per esempio anche l'attività antifibrotica, molto importante nelle patologie cardiovascolari che noi abbiamo. E siamo partiti con questo protocollo sperimentale. Vedete che noi abbiamo 5 pazienti affetti da Friedreich e avevamo 5 soggetti di controllo. Ho ruolato dei miei studenti di medicina che quindi sono stati, erano più o meno dell'età delle medie dei nostri pazienti, e si sono prestati ad assumere per 2 mesi il tocotrienolo, a dose molto bassa, 5 mg per chilo per giorno, nessun effetto collaterale, lo dico subito, un prelievo sangue-urina per trattamento, uno dopo 2 mesi. 2 mesi talmente pochi, ma abbiamo fatto 2 mesi perché il tocotrienolo comunque costa e non avevamo la possibilità di andare molto avanti con questo trial. E dicevo che comunque, essendo 2 mesi molto pochi, non siamo andati a cercare degli effetti clinici, siamo andati solo a guardare degli aspetti di tipo biologico. Passo subito ai risultati riassunti, poi entro nel dettaglio ma molto brevemente perché vado molto sul tecnico. Il messaggio è questo tipo di diapositive, poi vi faccio vedere qualche esempio dei risultati più tecnici per i più addetti ai lavori. Allora, essenzialmente che cosa si è visto? Che nonostante le debenone, in effetti i pazienti avevano un livello di stress ossidativo elevato. Probabilmente se non avessero preso le debenone sarebbe stato ancora peggio, quindi non voglio dire che la terapia delle debenone non serva contro lo stress ossidativo, ma noi sicuramente abbiamo trovato sempre parametri di stress ossidativo alterati. Quindi sicuramente le debenone da solo non ce la fa. L'altro aspetto, molto incoraggiante, tutti i parametri che noi abbiamo osservato, anche se dopo solo 2 mesi e con dosi molto basse, si sono normalizzati, oppure tendevano a normalizzarsi. Mi spiego, 5 pazienti soltanto, tra l'altro molto disparati come età di esordio e tutto quanto, quindi non è detto che potessero rispondere tutti nello stesso modo, 5 pazienti abbiamo avuto molti dati anche significativi, cosa piuttosto rara quando i numeri sono così pochi. Quindi, dati incoraggianti, perché come dicevo, si può rompere questo circolo vizioso, il cervello può riuscire ad attivare le difese endogene, maggiore sopravvivenza cellulare e quindi più speranza. Naturalmente da qui partiremo per un trial successivo. Qui si è bloccato. Si è bloccato l'avanzamento. L'F5 non va. Ripartito il famoso F5 funzionando a ESC. Faccio io. Sì, prego. Noi siamo qua ad andare su questa qua. Dopo. Sì, grazie. Non è che il Macintosh sia meglio, questo qui è questo. Allora, adesso vediamo un momentino in breve quali sono i nostri dati. Allora, una cosa che non era mai stata valutata, credo, non abbiamo trovato in letteratura, l'espressione genica di geni dello stesso sedativo. Voi potete vedere a sinistra il controllo, in mezzo il paziente pre-trattamento, poi il paziente post-trattamento. Si vede subito che l'andamento è diverso, cioè in questo caso per questo enzima il paziente ha un'espressione più alta, si normalizza. Quest'altro enzima, il paziente ha un'espressione più bassa, tende a normalizzarsi. Cioè essenzialmente anche se l'andamento è diverso, ma è questo quello che abbiamo osservato, poi non entriamo nel dettaglio, c'è una spiegazione probabilmente per tutto, ma comunque l'andamento tende a normalizzarsi 2 mesi di tocotrienolo. Un'altra cosa è il rapporto glutatione ridotto e glutatione ossidato nel plasma, anche qui tendenza alla normalizzazione, vedete molto bene.
quello che conta più che il glutatione in sé e in assoluto è proprio il rapporto. Test Overk era stato uno dei pochi test, anzi l'unico test biochimico che era stato effettuato nei pazienti a un anno, per fortuna, perché noi da due mesi non vediamo nessuna differenza, ma un anno si vede, quindi vuol dire che è un test non particolarmente sensibile, ma comunque ci dice la capacità del sangue di fungere da antiossidante, diciamo così. Ci dice che comunque c'è una normalizzazione. Questo è un dato molto interessante, qui abbiamo potuto utilizzare un po' di plasma dei pazienti trattati a un anno anche per confronto, ed è la valutazione delle proteine che sono modificate per effetto dell'ossidazione. Anche qui sono poche, vedete queste macchie, sono poche nel controllo, sono moltissime nel paziente, vuol dire molta ossidazione. Dopo due mesi si riducono, direi che si vede visivamente la riduzione, dopo un anno si riducono ancora di più. Questo è il confronto, perché ci fa vedere che la quantità di proteine che noi avevamo messo era la stessa di partenza, quindi non c'è trucco, diciamo. L'altro, questa è la stessa cosa vista in grafico, ci dice che ancora, anche dopo un anno, non siamo nelle condizioni, diciamo, del controllo normale, però vedete che abbiamo avuto un abbassamento notevolissimo. Paziente dopo due mesi, paziente dopo un anno. Risultati molto incoraggianti. Altra cosa che abbiamo fatto, che non era mai stata fatta, un'analisi lipidomica effettuata sugli eritrociti, cioè l'analisi lipidomica è una valutazione di tutti i lipidi della membrana. La membrana ha bisogno di un assetto di lipidi particolare per poter funzionare bene, perché deve essere né troppo fluida né troppo poco fluida, devono esserci chiaramente dei lipidi particolari, e ci dà anche un'idea del livello di infiammazione. Molto brevemente, anche qui possiamo vedere, le differenze sono piccole ma sono significative, per esempio un aumento dell'acido stearico nel paziente che diminuisce dopo il trattamento, lo stesso vale per l'arachidonico, essenzialmente dei markers che sono soprattutto in questo caso di ossidazione, di infiammazione che si riducono. Quindi in conclusione possiamo dire che questi dati sono stati molto incoraggianti, ci hanno indotto a partire con un trial, stiamo reclutando adesso per un trial, pensiamo di fare con una ventina di pazienti, chiediamo alle associazioni un aiuto nel reclutamento, perché noi abbiamo a Bologna una decina di bambini e pensavamo di reclutarne altre 10 almeno. Lavoreremo su questo tocotrienolo, faremo anche delle analisi cliniche, perché dopo un anno di trattamento pensiamo che vedremo dei risultati rilevabili anche a livello clinico, oltre che di parametri biologici. L'idea è quella, ma siamo ancora un pochino indietro in questo, di lavorare contemporaneamente sulle colture cellulari per trovare un cocktail ideale da mettere insieme, e per il momento le sostanze su cui noi siamo orientati sono la curcumina e la clorofillina, ci sembrano le più promettenti, sono anche state studiate ma non nella Friedreich. E la curcumina è stata studiata di più, quindi vedete che ci sono più citazioni che la clorofillina, però anche questa ha, diciamo, dà delle speranze. Pensiamo che mettendo insieme queste sostanze antiossidanti che lavorano su punti diversi dello stesso sedativo, della risposta del cellulare, possiamo avere molto di più, cioè non sempre 1 più 1 fa 2, a volte 1 più 1 fa 3. E quindi siamo fiduciosi anche per questo aspetto. Quindi grazie a Laisa, grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto, hanno messo anche i loghi dell'università, perché molti hanno contribuito con fondi propri.